Nuova pagina di storia, Torri di Quartesolo, con l'inaugurazione della nuova caserma dei Carabinieri. 10 anni di lavoro e molte persone e istituzioni che ci hanno creduto hanno reso possibile questa realtà. Picchetto d'onore e cerimonia ufficiale hanno attirato molti cittadini, tanti con il tricolore, per manifestare la loro gratitudine e la loro fiducia. Perché i Carabinieri sono sinonimo di sicurezza, ma anche di vicinanza alla gente. Alza la bandiera in via Aldo Moro con le note dell'inno di Mameli cantate di bocca in bocca. Presenti le autorità, il ministro Erika Stefani, il nuovo prefetto di Vicenza Signoriello, il presidente del consiglio regionale Ciambetti, l'assessore regionale Donazzan, tanti sindaci, tanti cittadini e poi i vertici dell'arma dei Carabinieri. In questa comunità, in questo centro che sta avendo questo sviluppo economico e sociale così forte, era necessario un nuovo presidio. È stato fortemente voluto dall'amministrazione, è stato un percorso lungo dal 2000, ci sono voluti 19 anni, ma oggi c'è questa realtà che vedete, spero che voi facciate vedere ai vostri telespettatori, ed è un nuovo presidio che si aggiunge ai quasi 5.000 stazioni carabinieri più alle 1.000 stazioni carabinieri forestali, è un reticolo di sicurezza. 15.000 abitanti e un tessuto ricco quello dove si apre la nuova caserma. L'apertura di una nuova stazione dei Carabinieri è sicuramente un elemento fondamentale per poter accrescere ancora di più la risposta rispetto alle esigenze di sicurezza dei cittadini. Oltre che su Torri di Quartesolo, la stazione avrà competenze anche sul vicino comune di Grumolo delle Abbadesse.